Ciao a tutti, oggi sono in Rotoblas per vedere quali sono i sistemi di fissaggio che vengono utilizzati nelle case in legno. Sono in compagnia dell'ingegnere Matteo. Buongiorno a tutti. E oggi andiamo a vedere quali sono i dettagli importanti che garantiscono la durabilità dell'edificio in legno, la prestazione acustica e la prestazione al fuoco. Andiamo a fare una veloce carrellata di questi sistemi che sono presenti sul mercato e che poi vengono adottati nelle case in legno. Cominciamo per la parte di fissaggio. Fondamentale fissare la struttura in legno alla parte di calcestruzzo. Ci sono diverse soluzioni per garantire un fissaggio adeguato con resistenza anche ai sismi, alle forze orizzontali come per esempio quelle del vento. Le case in legno hanno delle eccezionali prestazioni, quindi da tenere in considerazione. Parlando di fissaggi, di trave in legno sulla parete in legno, parliamo di fissaggi nascosti, vedete con spinotti, che in questo caso è sezionato per far vedere come funziona la tecnologia. Tutta questa sezione, questa costruzione sarebbe completamente nascosta, in modo tale da far arrivare la trave al pilastro nascondendo completamente la parte di fissaggio metallico. Ottimo sia per la resistenza al fuoco, che garantisce la struttura in legno, sia per una qualità visiva poi anche dello stesso costruito. Spostiamoci su questi profili che vedete, profili che se infatti tocchiamo così sono morbidi al tatto, sono infatti profili resilienti. Che cosa servono? Vedete che ce ne sono diversi tra parete, solaio, solaio, parete, così via. Servono per garantire una performance acustica ottimale, perché quante volte siete nel vostro appartamento, sentite il vicino, e in questo caso garantiscono, un po' come un ammortizzatore di un'auto, garantiscono che le vibrazioni prodotte dal mio impatto sonoro sulla parte superiore non vadano a trasmettersi alla parte inferiore. Quando invece si parla di calpestio, altra cosa fondamentale per evitare il rumore di calpestio di chi abita sopra, inserire quello che viene chiamato pavimento flottante. C'è un materassino, una membrana che regala queste caratteristiche così importanti. Vedete che tutto il pavimento è completamente separato da quello che è la nostra struttura in legno, questo per garantire proprio un perfetto isolamento acustico. Adesso ci sarebbe da parlare per diverse ore delle case in legno, perché è la nostra passione. Abbiamo visto i punti fondamentali che riguardano la costruzione in legno, perciò avete visto cosa sta dietro il lavoro di progettazione di una costruzione in legno: la parte statica, la protezione dal fuoco e l'acustica, e lo si fanno con tutti questi sistemi che l'ingegnere vi ha mostrato molto bene. E tutte queste cose poi vengono applicate nella vostra abitazione. Un saluto da Nicola. Saluto anche da Matteo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao. Grazie mille.